La distruzione del passato, o meglio la distruzione dei meccanismi sociali che connettono l'esperienza dei contemporanei a quella delle generazioni precedenti, è uno dei fenomeni più tipici e insieme più strani degli ultimi anni del Novecento. La maggior parte dei ragazzi e delle ragazze, alla fine del secolo, è cresciuta in una sorta di presente permanente, nel quale manca ogni rapporto organico con il passato storico del tempo in cui essi vivono. Questo fa sì che gli storici, il cui compito è di ricordare ciò che gli altri dimenticano, siano più essenziali alla fine del secondo millennio di quanto non lo siano mai stati prima. Ma proprio per questo devono essere più che semplici cronisti e compilatori di memorie, sebbene anche questa sia la loro necessaria funzione. Eric Hobsbawm, Il secolo breve, 1994. Savona, 1861. Nell'anno di nascita del Regno d'Italia, i savoiardi Tardi e Benec avviano l'officina per la lavorazione di ferro e ghisa, che diventerà in breve uno dei maggiori stabilimenti industriali d'Italia. In un'alternanza di periodi floridi e crisi, la Tardi e Benec si costituisce come vero e proprio pilastro della vita economica e sociale cittadina. Per le dimensioni notevoli e il gran numero di persone impiegate, contribuisce in modo significativo a definire il carattere operaio di Savona. Sul finire dell'Ottocento, una composizione sociale prevalentemente operaia significa una coscienza e un attivismo politico diffusi e di conseguenza lotte, scioperi e rivendicazioni. A partire dal 1890, in città si genera un clima intenso di ribellione, che culmina in una violentissima rivolta popolare, la Tre Giorni di Savona. Perché la storia della Savona operaia, come l'abbiamo conosciuta, è una storia tutto sommato recente, che inizia intorno alla metà dell'Ottocento, con la Seconda Guerra d'Indipendenza, con Savona che diventa il porto in cui arrivano, sbarcano le truppe francesi dirette in Lombardia, diventa il retroterra della guerra, sede di ospedali militari, diventa il porto dove sbarcano materie prime e armi per la campagna nel Lombardo-Veneto. Quando nasce l'Italia Unita, diventa poi il porto di Torino. Nel volgere di qualche decennio al massimo, la città cambia completamente volto. Da una città che era un borgo marinaro, diventerà il secondo porto per traffico di merci a livello nazionale. La fabbrica nasce nel 1861, nasce come una piccola fabbrica, una piccola officina, attraverso l'intervento dei due soci, Tardi e Benec, di cui poi assume il nome. Certamente la storia dell'Ilva di Savona rappresenta un elemento fondante del mito di Savona come città operaia e città rossa, cioè città comunque comunista. La Savona del 1900 è una Savona che conta 40.000 abitanti. È un periodo di grandissima crescita, di grandissimo sviluppo. Savona diventa uno dei centri di produzione siderurgica più importanti a livello nazionale. Gli operai che lavorano in questi stabilimenti cominciano ad accostarsi a ideologie politiche. Circolano le idee di Marx, naturalmente, ma a Savona in particolar modo sono privilegiate le idee anarchiche. Il movimento stesso operaio socialista, pensiamo soltanto per un nome, Beppe Indacà, tanto per fare un nome, voglio dire, nasce già con questa componente libertaria molto forte, che risale anche
agli anni risorgimentali, a quella commistione di società operaie, proto-sindacali e non solo, e proto-partitiche e non solo, ben precedenti al 1892, alla nascita del Partito Socialista Italiano, ma anche alla nascita della CGIL, che vede questa associazione operaio tutti assieme, insomma, mazziniani, bacuniniani, garibaldini e anime diverse, diciamo, del radicalismo ottocentesco. La Tardi e Bene, che ha un processo di crescita piuttosto importante e vive il suo momento di crisi grave nel 1890. Nel 1890, quando fallisce, in un contesto particolarmente teso, particolarmente come dire, drammatico della vita cittadina e non solo della città. Una situazione esplosiva, perché c'è una grande massa di popolazione che è priva di lavoro, che si ritrova in miseria. E quindi una sera, il 31 di maggio del 1891, partendo da un episodio minimo che è una rissa in un locale di via Pietro Giuria, un'osteria, arrivano i carabinieri che devono arrestare due persone, gli altri avventori del locale prendono le difese di questi due personaggi e attaccano le forze dell'ordine. Fino alla mezzanotte si hanno degli scontri armati in tutta via Pietro Giuria fino in piazza Giulio II. Questi episodi continuano anche nei due giorni successivi. I giornali parlano della tre giorni di Savona e sono tre giorni durante i quali avviene di tutto, si susseguono gli assalti alla caserma dei carabinieri fino a che a Savona viene proclamato il coprifuoco. La città viene posta sostanzialmente in stato d'assedio e vengono operati decine e decine di arresti, tanto che gli arrestati alla fine superano in numero il centinaio. Affacciandosi al nuovo secolo, la fabbrica cresce, sostenendo le commesse belliche per la campagna di Libia e la Grande Guerra. Lo Stato vuole farsi impero sotto la spinta dei maggiori gruppi industriali nazionali. Quando Vittorio Emanuele III, nel 1908, visita la città, in realtà passa in rassegna lo stabilimento. Il numero degli operai cresce in modo costante. L'epoca dei ritmi di produzione esasperati coincide con numerosi infortuni e morti sul lavoro. Un tributo durissimo alle ambizioni di una nazione in prepotente sviluppo. Questo è il tempo degli operai. Sempre più determinati vogliono la rivoluzione sull'esempio di quella sovietica. È il biennio rosso, la fase insurrezionale che attraversa l'Italia tra il 1919 e il 1920. Il Partito Socialista ottiene risultati impressionanti alle elezioni e Savona è uno dei primi comuni italiani retti da una maggioranza comunista. Nel 1920 l'Ilva viene occupata dagli operai che continuano la produzione. Il primo maggio di quell'anno l'anarchico Malatesta viene accolto in città da una folla immensa. La rivoluzione sembra a un passo. Ma è un'illusione. Dal 1900 al 1918 il nome della fabbrica è siderurgica ed è un periodo di grandissima crescita, di grandissimo sviluppo. Savona diventa uno dei centri di produzione siderurgica più importanti a livello nazionale. La storia dell'Ilva si intreccia ovviamente con la storia dell'industrializzazione della città. Dal censimento del 1911, ad esempio, risulta che su circa 10.000 famiglie residenti a Savona, più di 6.500 sono famiglie operaie. Durante gli anni della guerra, la siderurgica, che poi diventa Ilva, dà da lavorare a circa 5.000 operai. Aumenta la domanda di beni di consumo per la guerra e le industrie pesanti ne beneficiano.
entrarono per la prima volta in grosso modo a lavorare anche le donne per sopperire alla mancanza di uomini che erano andati soldati. Quando la guerra finisce, finiscono anche le vacche grasse, è inevitabile che sia così. Il personale viene smobilitato, i reduci tornavano a casa e non riuscivano a reinserirsi. Stipendi bassi, disoccupazione, prezzi che vanno alle stelle e questo fenomeno si accentua sempre di più nel corso del 19, tant'è che tra il 19 e il 20 abbiamo tutta una serie di scioperi in città e di agitazioni che contiamo a livello di decine proprio. Ci furono dei moti per il caro pane, no? Come si chiamava, o caro vita o caro pane, come si chiamava allora. Una delle date chiave è quella del 7 luglio del 1919, quando la popolazione cittadina scende nelle strade e dà sostanzialmente l'assalto ai negozi. Quando la sirena del secondo turno suonò all'Ilva, gli operai uscirono e i saccheggi diventarono sempre più forti. Anche in Liguria abbiamo una serie di proteste operaie e di occupazioni delle fabbriche. Fu un qualcosa che secondo me veniva dal basso. Era l'idea, per certi aspetti intuitiva, del fatto che se tu produci con quei mezzi di produzione diventano tuoi. Che è discutibile e non lo è. Può essere un sofisma, può anche essere accettabile, dipende dai punti di vista. È chiaro che il proprietario della fabbrica non sarà mai d'accordo. Sulla fabbrica dell'Ilva vengono innalzate le bandiere rosse. Mentre le direzioni si ritiravano, tutte, no? In buon ordine, gli operai diventavano padroni degli stabilimenti, si organizzavano guardie armate. Aveva appena avuto successo la rivoluzione russa e questo portava a un modello di scontro definitivo a cui molti in quegli anni erano sensibili. Questo spiega anche perché quando c'è la scissione di Livorno del 21, gran parte del Partito Socialista si schierano o aderiscono al Partito Comunista. Una specie di fantasia sovietica portata nel cuore del Mediterraneo. Savona sarà il cuore del Partito Comunista d'Italia, del comunismo in Liguria, e il congresso, diciamo, di fondazione si fa proprio a Savona, al Teatro Cabrera, e a presiederlo viene Gramsci. C'è a Savona comunque, come credo in altre realtà operaie, un tessuto di fondo che resta comunque compatto, omogeneo e coeso, che è dato dall'appartenenza comune ad una classe, ad una storia, cioè ad un'identità, no? Questo lievito profondo che gli anarchici, in qualche modo, proprio per la loro natura, poco per certi aspetti ideologica, e molto spinta verso il gesto, verso il fatto, verso quindi quello che germina e cresce dal basso, insomma, a Savona si mantiene. E il 20 in questo è appunto chiaro, con l'arrivo di Malatesta a Savona, tra l'altro il sindacato dei ferrovieri, lui arriva su un treno che è praticamente un treno speciale in pieno di bandiere rosse e nere e di garofani rossi, e che è un treno gestito dai ferrovieri delusi. Voglio dire, il sindacato ferroviario allora era sindacato degli anarchici ed erano delle punti centrali, nodali del movimento operaio, ma anche a Savona. Tant'è vero che veramente quando il fascismo si impadronirà della città, quando a colpi di cannone daranno l'assalto al dopolavoro ferroviario. Guarda, tutto diverso. Là c'era una fabbrica, c'era una
una fabbrica con 1000 operai, rumore di macchine. Là c'era la ciminiera. Ma è ancora lì. È ancora lì. Ma guardala. Sembra dipinta. No, tu non hai idea. Non hai idea. Perché io c'ero. Io c'ero! E qua. Qua c'era tanta di quella gente che sembravano quasi lì come tante formiche blu. E ti sto parlando di 30 anni fa, mica di un secolo. Sento ancora la sirena. E li vedo uscire tutti assieme. Erano tantissimi, tantissimi, quasi non si passava. Poi, mezz'ora dopo, per strada, più nessuno. La teoria della guerra entra in fabbrica, che la traduce in acciaio. Negli anni 30, con i conflitti in Abissinia e in Spagna, si registra una ripresa industriale, ma è con la Seconda Guerra Mondiale che si raggiungono i massimi livelli produttivi. Gli operai sono 5.000. La dittatura, i bombardamenti, le condizioni di indigenza sono causa di crescente malcontento. Già dagli anni 20 nell'Ilva è attivo il Soccorso Rosso, sostegno economico degli antifascisti costretti al confino. La solidarietà di fabbrica si trasforma nella resistenza. Nonostante tutto, la memoria di quei giorni è viva ancora oggi. Il silenzio dei macchinari, il 1 marzo 1944, è il segno di una coscienza collettiva contro l'occupazione militare tedesca e la guerra. La resistenza esce dalla clandestinità. La legge marziale equipara lo sciopero al sabotaggio. Gli operai dell'Ilva sono vittime della deportazione. Molti dei deportati non torneranno mai più. Savona era tutti i giorni sottoposta a bombardamenti. Tra un allarme e l'altro, quando passiamo 15 giorni nella galleria, notte e giorni in galleria perché c'erano i bombardamenti a tappeto, e uscivamo qualche minuto a giocare fra le macerie dell'asilo. Il bombardamento aveva colpito anche centri vitali della nostra città e aveva anche provocato, con la demolizione di palazzi interi, decine e decine di morti, insomma. La condizione dei lavoratori, l'assegnazione a un reparto, il salario, l'organizzazione del lavoro era avvenuta in modo autoritario. Troviamo molti nomi di savonesi dipendenti dalle fabbriche, dalle grosse fabbriche savonesi, ma prevalentemente dall'Ilva, che furono condannati dal Tribunale Speciale Fascista. E già dal 1926, poi con i grandi processi del 1935. Allora si andava a lavorare negli stabilimenti con i calzoncini corti, con le biglie in tasca e le figurine. Eravamo dei ragazzini, certe cose le abbiamo imparate poi in seguito. Si può dire che quando si usciva, inizialmente, sembrava che aprissero, fosse una scuola, non uno stabilimento, perché uscivano tutti i bambini con i calzoncini corti. Vi era all'interno dello stabilimento una forte avversione per la guerra. Che ormai non si rideva più. Il fascismo lì operava, no? Operava al punto tale al quale io ho conosciuto qualcheduno del Soccorso Rosso, ma sei, e in quei momenti lì era pericoloso anche, sai? 25 luglio, è andato per aria il fascio, è andato per aria il fascio. E hanno deciso che era meglio fare una dimostrazione di appoggio contro Mussolini. È finita la guerra, è caduto Mussolini, è finita la guerra. E siamo andati a lavorare al mattino però Savona era già presidiata.
Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. Giacomone bacia Maometto. Le scarpe mi stanno strette. E noi eravamo dentro nello stabilimento, però il primo che è arrivato ha detto: ehi, guarda che stanotte la Rai inglese ha detto che Mussolini l'hanno tolto. E i cancelli lì lavoravano le pareti dell'IVA. Mi ricordo che erano entrati, non sapevo quasi niente ancora, una marea di persone nello stabilimento. E noi forciamo, li spingiamo contro la porta, prima entriamo dentro. Dopo un po' arriva una massa di gente lì, poi ci hanno fatto uscire dallo stabilimento. Eravamo 7-8 mila e siamo venuti giù per il corso, tutti i negozi chiudevano naturalmente, quindi passavamo noi, era una cosa mai vista. Con la bandiera italiana e la bandiera rossa, tutto quanto all'interno così. E uscirono fuori i cartelli, viva il re, viva l'esercito, abbasso il fascismo, pace. E se siamo andati in colonna assieme agli altri? Poi siamo andati davanti alla federazione fascista, che nel frattempo si erano tutti allontanati. L'abbiamo assaltata e abbiamo preso... abbiamo distrutto tanta roba. Io mi ricordo che mi hanno buttato giù, un quadro di Mussolini, però ha avuto la cortezza di rompere prima il vetro, no? E io l'ho preso in testa, però meno male che non l'ho preso con la cornice incappalata così, cosa sembra. E io togli quello e continuo a gridare, ecco. E è stata un'indagata entusiasmante. Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria nell'intento di risparmiare... E questi gruppi decidono di fare lo sciopero bianco il 1 marzo del 1944. Mio padre mi dice, fai come ti sembra giusto fare, però sappi che io non ti posso fare niente, che avevo due fratelli piccoli. Gli operai, i loro familiari sapevano perfettamente che poteva succedere qualcosa di grave dopo. Si temevano fucilazioni, c'era la paura di tutto. Mio padre era uno degli operai che avevano aderito allo sciopero cosiddetto bianco del 1 marzo 1944. La massa del primo turno si astiene dal lavoro. Quando suona la sirena delle 10 si fermano tutti e rimangono vicini alle macchine. La città aderì in massa a questo sciopero. Le fabbriche veramente spensero per un po' di tempo le loro macchine. I fascisti e i tedeschi vengono a sapere prima di questo sciopero qui. Minacciano, dicono: guardate che se voi fate sciopero noi lo consideriamo sabotaggio, e per il sabotaggio c'era la condanna a morte o la deportazione, insomma. Lo sciopero viene comunque fatto. Arriva la milizia e arrivano i tedeschi, e mentre che se mettiamo lì in colonna ci dicono di andare, fammi vedere le mani. Quelle che avevano le mani pulite le portavano via. E reparto per reparto vengono prelevati un certo numero di lavoratori. I lavoratori saranno stati prelevati immediatamente oltre 300. E hanno arrestato, hanno preso, hanno decimato, hanno fatto una decimazione e hanno preso questi operai. Noi eravamo come Puccini, vicino ai nostri maestri, infatti mi ha preso insieme ai miei maestri. Allora ho cominciato a prendere così a caso, giovani e anziani. E mio padre è uno di questi che è stato poi inviato in Germania, a Mauthausen, dove è deceduto. Una parte dei nostri deportati viene avviato direttamente
a Mauthausen, Bergamo-Mauthausen, con un viaggio di 5 giorni. Una parte che è stata selezionata viene imbarcata su un altro trasporto e finisce in Germania, quindi Mauthausen in Austria, e finisce invece in Germania nel campo di Wattenstein, prevalentemente, che è nel Brandeburgo. Lì era una babele, però entravamo in un posto, in un periodo dove vigeva la legge, ognuno per sé e Dio per tutti. La parola solidarietà lì, no, salvo rari casi, non esisteva. Forse poi diventeremo, parlo in generale, però se quelli che non sono rimasti sempre umani si diventa egoisti, pensiamo ognuno per sé. Io ho avuto esperienza, ho visto che... Come ragazzino avremmo avuto, io avrei sperato che gli adulti con l'esperienza ci avessero, dovessero aiutato, invece no. Spero di essere stato l'unico sfortunato, ma penso di no. La lotta per la sopravvivenza, l'altruismo non lo conosce. Il programma ha funzionato correttamente. L'osservazione dei comportamenti conferma l'obliterazione neurale collettiva, come previsto. Codifiche relazionali verificate, flussi mnemonici verificati, come previsto. Come previsto. I parametri rilevati attraverso l'algoritmo di Ohm evidenziano l'inversione dei flussi vitali. Come previsto. L'operazione ordinata dei padri fondatori si considera conclusa. Non resta più molto tempo. Ha lasciato il segno sulla fabbrica perché i bombardamenti hanno distrutto diversi reparti. Gli operai si fanno carico della ricostruzione. Oscar Sinigaglia, l'industriale chiamato a riorganizzare la siderurgia di Stato, considera lo stabilimento di Savona ormai obsoleto e ne prevede un deciso ridimensionamento. Ciò significa riduzione della produzione e numerosi licenziamenti. Il progetto di smantellamento degli impianti ha una conseguenza: l'occupazione della fabbrica. Le parole sono segno del tempo. Celerini e Scelbotti diventano sinonimi. Il clima dell'epoca è infuocato. La solidarietà della città è enorme
ma la linea governativa che prevede il taglio drastico del personale e la riduzione sostanziale degli impianti siderurgici viene messa in atto. Di 6 ciminiere ne resta una soltanto. È l'inizio di un declino irreversibile. Nonostante il 25 aprile in fabbrica, i diritti, la libertà non esisteva ancora. La fabbrica in parte è bombardata, la città distrutta dai bombardamenti, tutto da rifare, tutto da ricostruire. Ebbene, lì vediamo che il ruolo che venne svolto nella fabbrica e nella città dalle organizzazioni dei lavoratori fu veramente straordinario. L'Ilva era veramente il perno dell'economia savonese. Da quando si era creata questa realtà industriale, Savona aveva avuto un incremento di popolazione che l'aveva portata da 40.000 a circa 70.000 abitanti. Gli anni della speranza durano poco perché inizia una grande crisi industriale in tutta la provincia e si comincia a parlare e effettuare molti licenziamenti da una parte e dall'altra, finché si arriva a prospettare una drastica riduzione dei lavoratori dell'Ilva. L'impostazione della siderurgia a Savona era ancora vecchio stile, era la cosiddetta siderurgia da rottame, cioè in sostanza utilizzavano rottami di ferro per produrre l'acciaio. Questi impianti, che spesso erano nati nell'Ottocento ed erano stati un po' rammodernati man mano con gli anni, però non avevano una vera efficienza produttiva dal punto di vista economico, quindi gran parte di questi impianti vengono chiusi. Per lo stabilimento savonese si prevedeva che la siderurgia dovesse scomparire. Sono i bui anni 50, cioè sono gli anni in cui le avanguardie politiche di fabbrica vengono o licenziate o vengono messe nei reparti confino. E in quel momento si ebbe la lotta dei lavoratori dell'Ilva, della città di Savona, tutta quanta unita insieme, per difendere questo patrimonio, per difendere questa presenza all'interno della città. In primo luogo si trattava della sopravvivenza, perché 6.000 addetti vuol dire sostanzialmente, se noi moltiplichiamo per il numero medio delle famiglie che costituiva allora la famiglia, sono 24.000 persone circa. Mentre la direzione aziendale dell'Ilva abbandona lo stabilimento viene occupato dalle maestranze che producono. Ragazzi, allora, nei tempi del 50, quando lo stabilimento era chiuso, andavamo a raccogliere il ferro per portarlo nell'Ilva, perché l'Ilva facevano ancora, gli operai facevano delle colate. Non uno sciopero che si configura come semplice astensione dal lavoro, ma un'occupazione materiale degli spazi della produzione e una gestione autonoma degli stessi. Il Natale le famiglie lo trascorrono in fabbriche. Chi è mia sorella con la mamma? Eravamo a pranzo tutti insieme in questo grande salone. E fu un Natale triste però. Addirittura lavoratori di altre realtà produttive che hanno rinunciato alle strenne per i loro figli per dare ai figli dei dipendenti della loro Ilva. Ci furono molte famiglie che non erano dipendenti di fabbriche che una volta al giorno ospitavano a pranzo un bambino, una bambina figlia di lavoratori dell'Ilva. Andavamo attorno lì, nelle zone di Vado Ligure, dai contadini a farci dare un po', qualche po' di patate, roba varia, insomma, verdura, cosa era possibile avere. Poi portavamo lì a Savona, allo stabilimento, durante il periodo dell'occupazione. Gli operai delle fabbriche messe sulle cooperative, che andavano a prendere il mangiare magari in Piemonte, e abbiamo fondato la cooperativa savonese. Ci si pone il problema nel 1950, nel momento più caldo,
che la cooperazione non debba limitarsi all'aspetto commerciale, ma debba anzi intervenire pesantemente sulla realtà territoriale, sulla realtà del territorio. Da qui nasce la grande campagna di sostegno da parte del movimento cooperativo, prima all'occupazione dell'Ilva e poi al lungo e drammatico processo di ristrutturazione e di riconversione che porta a ondate di licenziamenti. Ci fu una repressione molto forte di tutte le manifestazioni operai dell'Ilva. Savona era invasa dalle camionette della Celere, allora si chiamava così, che erano questi reparti d'assalto, no? Ed erano state volute proprio come un corpo addestrato anti-operaio. Cosa abbiamo visto? Lacrimogeni dalla mattina alla sera, bombe, tiravano di tutto, guarda, dei manganelli, di tubi di ferro. C'era della gente che spaccavano la testa, Con le camionette della polizia che passavano in via Pagliocca, passò tra i portici. Quindi c'erano delle battaglie tremende. Botte da orbi, la gente che, le donne dell'Itolata, le donne della Miense, le mogli degli operai con i bambini che protestavano perché perdevano, insomma, su 7.000 ne erano censato 5.000. Non scherziamo. Alla fine della vicenda degli anni 50 che coinvolge la fabbrica, si ha una riduzione praticamente a un terzo degli addetti. A Savona cosa ottennero? In realtà ottennero di ridimensionare i licenziamenti richiesti, la fabbrica si mantenne in vita, però all'interno del piano Sinigaglia c'era questo momento importante di chiusura di questi vecchi impianti. Fu una lotta straordinaria per ampiezza, per forza, per profondità, per estensione, per unità, che raggiunse ogni volta dei risultati importanti, ma sempre dei risultati molto difensivi e in qualche misura a perdere, perché ogni volta si fermava e si scongiurava magari l'entità del licenziamento previsto, però una parte passava e quando si arriva nel 55 la siderurgia a Savona non c'è più. Le immagini oniriche del porto di notte svaniscono all'alba. Le strutture produttive svaniscono dal panorama della città e lasciano tracce dell'attività passata, resti labili, erosi dal tempo, a disposizione degli archeologi. Rimane il Teodolapio, una delle sculture in metallo più grandi al mondo, realizzata a Savona nel 1961, al momento del passaggio da Ilva a Italsider. La firma
è del maestro Alexander Calder, ma la realizzazione è dell'operaio Romano Mirengo. Osservata oggi, questa presenza metallica che appare come il fossile di un dinosauro estinto, il retaggio di un mondo scomparso, segna la fine della centralità dell'operaio nell'attività siderurgica. Da lì a pochi anni, il controllo della materia, l'intuizione e le conoscenze tecniche saranno soppiantate dalla tecnologia. Nell'ambito della storia economica, in particolare siderurgica italiana, il piano Sinigaglia nel secondo dopoguerra rappresenta una grande novità perché cerca di ridare un nuovo assetto a tutto il settore, ha un'aspirazione globale, ridisegnare la siderurgia italiana nel suo complesso. Puntiamo sul ciclo integrale perché è la tecnologia migliore disponibile sul campo e cerchiamo di costruire un'azienda modello, aziende modello capaci di competere sul mercato internazionale. In questa fascia di terra riarsa che gli uomini hanno strappato al mare con un impegno puntiglioso e preciso, appena ad ovest di Genova sorge lo stabilimento siderurgico Oscar Sinigaglia. È qui, dove la natura viene respinta oltre gli altiforni, al di là dei gasometri, che un giorno sono arrivati a lavorare alcuni dei più celebri scultori contemporanei. Fra queste strutture, tra i laminati, le bramme d'acciaio, i pani di ghisa, in un cielo sempre carico di acri velature, essi hanno realizzato le loro opere, poi apparse insieme a molte altre in una mostra che il critico Giovanni Carandente ha ordinato nelle strade, nelle piazze, negli angoli più misteriosi e imprevisti di Spoleto. Nasce in quegli anni anche l'idea di coniugare, di mettere, di tenere insieme, come dire, questo binomio che a tratti nella società italiana è stato invece completamente slegato, quello tra industria e cultura. Noi siamo l'impresa d'avanguardia, dobbiamo fornire anche cultura d'avanguardia, anche arte d'avanguardia. Loro si esprimevano un po' in questi termini. Gennaio del 1961 ho avuto il primo approccio con l'Italsider per il lavoro di un grande scultore, mi è stato detto subito all'inizio, che mi mandavano un bozzetto per un progetto di una costruzione di una scultura per il Festival di Spoleto. La scultura di Alexander Calder, uno dei grandi maestri del nostro secolo, viene costruita su un modellino. Ho iniziato a studiare la costruzione, a scegliere il metallo, scegliere le lamiere, il tipo di acciaio che resistesse al vento, che resistesse alle intemperie più che altri tipi che facessero la ruggine o meno. Quando ho scelto le lamiere, prese dal magazzino Ilva, Italsider di Savona, e le ho stese su un piazzale dentro l'Italsider. Io ho preferito fare la tracciatura col sistema delle navi, dalla tracciatura delle navi a coordinate, e abbiamo ottenuto un risultato meraviglioso. Abbiamo tagliato poi tutte le lamiere, abbiamo fatto la prima parte, che sarebbe quella con la freccia in alto, la prima parte principale, la prima parte di lamiera. Poi con gli scarti ricavati da questa abbiamo fatto le altre piccole parti. Abbiamo caricato il tutto e abbiamo portato su tutto a Spoleto. Siamo a Spoleto, qui dove tutto sopravvive nella misura e nel limite dei suoi muri meravigliosi, le opere della mostra realizzata da Carandente si sono inserite nella strada in maniera violenta. La maggior parte di esse, di dimensioni molto grandi, è stata trasportata a Spoleto con gru e carri attrezzi, quindi montate sul posto. Abbiamo scaricato il tutto in questa strada laterale di fronte alla stazione che andava al deposito ferroviario. Poi il problema è stato quello di tirarli su in piedi, perché a 27 metri una lamiera da 13 mm non ci sta, si piega. E allora sono andato dal capostazione a dirgli se aveva dei binari vecchi che non le servivano. Gigantesca e apocalittica, si erge tra i fabbricati anonimi della stazione. Le colline lontane sembrano appiattirsi nel cielo. Quando abbiamo finito, però, c'era sempre la questione che queste rotaie facevano parte della scultura. Non andava bene vedere delle rotaie da treno su una scultura di ferro, di Calder ancora. Nel frattempo io avevo fatto delle nervature in cartoncino da mettere sul modellino, applicate sul modellino con dello scotch,
Quando è arrivato Calder, ha visto la scultura su, sulla porta della stazione, era rimasto meravigliato, il quale mi ha detto, l'hai fatta tu? Allora arrangiati. Se sei riuscito a tirare su in queste condizioni, puoi finire benissimo che va bene così. E allora io gli ho fatto vedere il bozzetto, quelle cose, quale lui ha battezzato il bozzetto versandoci sopra da bere, e mi ha detto di andare avanti. Prima di andare via, naturalmente, gli ho fatto fare la firma con un gesso sopra, poi riportata con la saldatura su un orecchio laterale. Io ero un artigiano, sono un artigiano, sono uno che ha lavorato il ferro in tutte le maniere, il metallo in tutte le maniere, sono un saldatore di metalli, di rame, di bronzo, di metalli speciali, specialmente, però lavorare questa roba così mi era piaciuto molto. Prospettive di lavoro a Savona. La vedo dura. No, guarda, veramente. So cosa dirti poi anche. E siamo rovinati come tutti. Diciamo che c'è la crisi adesso, in questo periodo qui c'è tanta crisi. Però speriamo di ripigliarci. Altri miei amici sono andati in Australia e hanno già trovato lavoro anche loro. Sì. Se stai qua lavori da aprile-maggio fino a settembre-ottobre e poi basta, non lavori più. Tu conosci la fabbrica dell'Ilva a Savona? No. Sì. Tu sai qualcosa sulla vecchia Ilva di Savona? No. Tu sai cos'è l'Ilva a Savona? No. No, sì. No, mi spiace. Tu sai cos'è l'Ilva? Presente. Tu sai cos'è la fabbrica dell'Ilva? L'Ilva era una fabbrica dove c'era tutto il metallo, le ciminiere giganti, ce n'erano sei e adesso ce n'è soltanto una gigante che sembra la Torre Eiffel. C'erano mille forni, quindi morta un mucchio di gente per tumori satanici, quindi cioè, poveretti. Come sei venuto a conoscenza dell'Ilva? Oh, l'ho chiesto a un pelato a Varazze. Tu sai cos'è? No! Resta all'ascolto se mi senti, no, non c'è luce più per te. Qua in certi momenti riporto dove l'asfalto finisce, questa notte inizio, dove la città precipita a picco su un precipizio. Oh, l'Ilva, la fabbrica dell'Ilva che c'era a Savona. No, devo andare, guarda, ciao. La memoria è labile. I meccanismi collettivi che negano o rimuovono i fatti del passato modificano ed erodono la trasmissione della memoria e a volte questi meccanismi assumono forme inquietanti. Savona, tra l'aprile 1974 e il maggio 1975, subisce una serie di attentati dinamitardi, 12 in totale, di cui 7 nel lasso di tempo di 2 settimane, nel novembre 1974. Queste esplosioni causano decine di feriti e la morte di una donna, Fanny Dallari. Gli obiettivi sono una scuola, il palazzo della provincia, un viadotto ferroviario, abitazioni civili. Solo per casualità le esplosioni non si tramutano in stragi. L'attacco portato alla città è eclatante e imprevedibile. Altrettanto sorprendente è la sorveglianza popolare di Savona. La fabbrica è l'epicentro di questa partecipazione orizzontale e spontanea, con migliaia di persone coinvolte, attive in ogni rione, strada, condominio. Le indagini non hanno individuato alcun responsabile. Come per altri episodi del periodo della strategia della tensione, non esiste una verità giudiziaria. L'unica ipotesi di verità è affidata ai libri di storia,
ma la memoria collettiva di questi fatti, relativamente vicini nel tempo, appare sfilacciata. Il ricordo ha perso consistenza, spessore, peso specifico. Per bombe di Savona si intende una serie di attentati che hanno luogo nel territorio della città savonese in zone limitrofe. Si concentrano nel 74-75. Io non nascondo che ho avuto i primi giorni, sì, seguivo le cose, ma avevo il timore e la paura come gli altri. Le bombe scoppiavano ovunque e in maniera assolutamente non prevedibile. Viene colpita una scuola alla Guido Bono, dove si era appena conclusa un'assemblea sugli allora decreti delegati con un centinaio di persone. La bomba esplode poco più di mezz'ora dopo la conclusione di questa assemblea e la strage è sfiorata. Vengono colpiti edifici civili di abitazione, via Giachero e alla Villetta. Viene colpito e viene sfiorata la strage, che doveva essere la classica strage del modello terroristico neofascista di quegli anni, del treno. Il fatto che la bomba esploda, l'esplosione venga notata da un testimone, da un contadino della zona e dall'allarme, evita, fermando il treno, probabilmente almeno 20-30 morti. C'è un altro buco nero nella storia della strategia della tensione. Non è una voragine come quella di Piazza Fontana o dell'Italicus, ma anche questa è una vicenda che gronda sangue. Il tentativo è stato quello di far capire che si voleva creare paura e preoccupazione proprio là dove le persone vivevano. All'interno della fabbrica eravamo tranquilli, perché lì c'era consiglio di fabbrica, c'era la gente, erano tutti di noi. Quando è scoppiata quella dalla provincia, ero su dal lato della Conca Verde, lato Savona, mi ricordo che la macchina sembrava quasi che partissero i vetri. C'era proprio degli orari in cui tutti si aspettavano la bomba, di solito era il mercoledì al sabato verso le 5 di pomeriggio, tutti guardavano l'ora e dicevano adesso sta per scoppiare, non si sapeva dove. Io mi ricordo la psicosi collettiva della città, me la ricordo perfettamente. Adesso succede dappertutto, perché non è che attacchi un luogo simbolo, un luogo istituzionale, ma proprio sembrava rivolta contro la gente. Gli attentati sembrano fatti da dei fantasmi, da degli esseri inafferrabili, perché la città viene colpita in sequenza abbastanza ravvicinata. Le indagini hanno segnato più volte il passo e, secondo gli ultimi inquirenti, hanno sofferto di numerose carenze. Fu anche per l'intervento dell'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che ripresero impulso. I giudici ascoltarono anche le rivelazioni di un mercenario portoghese, Carlo Alberto de Carvalho, che parlò di possibili coinvolgimenti dei vertici dell'eversione nera a livello nazionale, ma anche in questo caso non si andò oltre le comunicazioni giudiziarie. Gli attentati furono complessivamente 15 e colpirono numerosi edifici del centro di Savona. I consigli quartieri decidono quindi, dopo il quarto attentato del novembre, di iniziare a presidiare il territorio. La reazione è stata immediata. C'erano donne che facevano la ronda al pomeriggio con le carrozzine, c'era gente di ogni tipo, di ogni provenienza. Mettevano una fascia bianca con la stampato sopra il timbro del consiglio di quartiere e facevano la ronda. Gli studenti dei collettivi dello scientifico sono fra i primi a organizzare delle ronde per controllare il proprio istituto. Gli operai si erano messi d'accordo e facevano delle ronde in città. La famosa vigilanza popolare antifascista, una vicenda pressoché unica, nasce con un grosso contributo dell'FLM, l'allora Federazione Unitaria dei Lavoratori Metalmeccanici, nasce in quella che era l'ex Silva, nasce nell'assemblea Vado, nasce al liceo scientifico con un'assemblea di studenti. Persone, lavoratori, cittadini che alla sera si riunivano, costruivano dei gruppi che giravano, presidiavano la città in modo tale da vuol dire far capire alla città stessa che doveva stare tranquilla, doveva stare sicura, perché c'era chi guardava che cosa stava succedendo. Ci furono anche delle discussioni molto accese, perché molti non erano d'accordo. Dicevano: ma qui facciamo una cosa sbagliata, ci sostituiamo alle forze di polizia, stiamo attenti, facciamo delle stupidaggini. Non c'è stato chi ha avuto la vocazione allo sceriffo, che si è messo, detto brutalmente, un bastone in tasca e il primo che passava di notte o di giorno, che poteva avere una faccia sospetta, gli dava la randellata. Assolutamente no. Sì. E manifestava subito la volontà e veniva messa in pratica di manifestare senza aspettare che il sindacato centrale decidesse.
viene indicata quella di Savona come una mobilitazione esemplare. C'era una struttura sul territorio importante, c'erano 100+ sezioni di partito che si sono mobilitate. C'erano le società di mutuo soccorso, la Croce Bianca, la Croce Rossa, le parrocchie. La manifestazione che si tenne sotto la prefettura, una grandissima manifestazione dal punto di vista delle presenze. Non c'era Piazza Saffi piena, erano tutte le vie, via Don Bosco, via Paolo Boselli, per decine e decine, forse per 100 metri ogni via era già occupata. Difatti quando sono dall'alto si vede meglio, quando sono salito sul palco e volevo dire porco Giuda. La nostra solidarietà alle vittime della barbara aggressione fascista con un minuto di silenzio. La vicenda savonese può avere oggi, come ha avuto in altri anni precedenti, giornalisticamente il titolo di Bombe Bianche, che era il titolo efficace, l'analisi molto efficace che ha fatto l'avvocato Carlo Trivelloni sulla vicenda savonese. Trivelloni fece una ricerca in relazione alle bombe di Savona su quello che erano i contesti, i macro contesti in cui queste bombe si inseriscono. È abbastanza inquietante che un rapporto di questo tipo venga consegnato e non sia mai stato pubblicato ufficialmente. A ideare una strategia di questo tipo non poteva essere stato un esponente, un gruppo, qualcuno a livello locale di basso profilo. La serie di attentati rivendicati con dei volantini intitolati e che richiamavano anche ad una possibile strage per un Natale di sangue del 74 a Savona e vennero rivendicati da Ordine Nero e da Ordine Nuovo con due distinti volantini. Questi attentati colpiscono degli obiettivi che, se rileggiamo e vediamo quella che è stata la strategia della tensione, sono stati gli obiettivi classici, la piazza con le manifestazioni, Piazza della Loggia, la banca, i treni e vari altri obiettivi a Savona vengono replicati. Perché è stata scelta Savona? Probabilmente perché Savona aveva delle caratteristiche particolari. Savona è stato un banco di prova e questo banco di prova l'ha ideato qualcuno, l'hanno ideato evidentemente elementi legati ai servizi segreti deviati, alle vicende legate, come analizza Trivelloni e come analizzò anche Niccolò Bozzo, ex generale dei Carabinieri, collaboratore della Chiesa, investigatore a Savona, a strutture legate alla P2 e alla massoneria deviata. Se, come si diceva, Savona è stata presa come un laboratorio, diciamo così, cioè una città che proprio perché aveva quelle caratteristiche bisognava vedere come avrebbe reagito, bisogna dire che la risposta è stata altamente positiva, voglio dire, perché sulla paura è prevalsa la mobilitazione, è prevalsa la risposta, la gente non si è chiusa in casa, la gente è uscita fuori. Savona è un caso emblematico di mistero e in cui la verità giudiziaria non combacia con quella storica. È finita purtroppo nel nulla la lunghissima indagine sulle bombe nere che sconvolsero Savona tra il 74 e il 75. Il giudice stamane ha archiviato l'inchiesta. Tutte le indagini nel primo momento furono fatte in maniera limitata, con scarsa competenza, poche persone ci misero veramente l'anima e la capacità con i mezzi pochi che c'erano all'epoca anche a livello tecnologico e ogni fatto venne preso come un evento a sé stante. Di tutto questo periodo, di questa città martoriata, assediata, rimane una piccola stele che ricorda la vittima, l'unica vittima delle bombe di Savona, Fanny Dallari, e basta. Questa stele è vicino all'asilo delle piramidi e basta, non abbiamo null'altro che ricordi tutto quel periodo. Allora io dico, il tempo è la sabbia, scavi una buca. E più scavi nel tempo, e più vai indietro. E più vai indietro, e più la sabbia si bagna. Non tiene, non funziona, tutto si impasta. E quando il tempo si è impastato,
non si torna indietro, al punto di partenza. Che è lì! È lì! È lì! Da dove io vengo! La città cambia, ma la memoria percorre strade differenti. Tra il 1938 e il 1940, l'intero quartiere dei Cassari è stato cancellato non solo dalla pianificazione urbanistica dell'epoca, ma anche dal ricordo. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il centro storico medievale che si affaccia sulla vecchia Darsena viene raso al suolo. Non sono le bombe, ma le metodiche demolizioni in tempo di pace che causano questo scenario apocalittico. Anche in questo caso, la memoria ha fallito. La storia può cominciare dal bombardamento del 30 ottobre 1943, che secondo così un mito storiografico savonese demolì, distrusse tutto l'antico quartiere. In realtà non è affatto così, lo testimoniano le foto e le stesse testimonianze dirette degli abitanti. Perché quel bombardamento che avvenne intorno all'ora di mezzogiorno, appunto del 30 ottobre 1943, causò la morte di oltre 100 persone, però lasciò in piedi buona parte dei muri perimetrali e anche alcune case che si trovavano in quella zona. E non sono i bombardamenti che hanno distrutto l'essenziale, è stato anche demolito su ordine di demolizione, dunque c'era una volontà probabilmente dietro di questo. Se si fosse conservata la Darsena così com'era, ricostruita anzi dopo i bombardamenti, probabilmente la storia urbana di Savona sarebbe completamente cambiata. È stato un punto di svolta che ha determinato poi buona parte delle scelte urbanistiche del secondo dopoguerra, perché secondo me il volto di Savona sarebbe cambiato se oggi esistesse ancora il quartiere antico sulla Darsena. Nel 1994 l'OMSAV, già Ilva, Italsider, Terni, Bochumer Varain, Siderurgica, Tardi e Benek chiude per sempre i battenti. La simbiosi tra lavoratori e città è spezzata. Savona entra in una nuova fase. Sulle macerie dell'Ilva si prospetta un titanico progetto urbanistico che diventa poi oggetto di un'indagine giudiziaria. Si parla di speculazione edilizia. La crisi delle partecipazioni statali mette in discussione un punto che sembrava acquisito e non discutibile, nel senso che lo Stato e le partecipazioni statali erano presenti a Savona, c'erano e ci sarebbero state. Il sistema delle partecipazioni statali, che era questo colosso che gestiva l'industria italiana, entra in crisi a metà degli anni 80. Entra in crisi a metà degli anni 80 e si decide un piano massiccio di dismissioni. A Savona l'unica realtà, diciamo così, partecipata dallo Stato era lo stabilimento Italsider. E viene decisa la vendita dello stabilimento ai privati. Le partecipazioni statali, bisogna dirlo, sono anche state il momento nel quale la politica si è spartita quel potere. Il direttore, presidente forse dell'Italsider, cambiava ogni 6 mesi, no? C'era un balletto incredibile. Prima ancora del fallimento industriale, era ormai prevalsa in questa città l'idea che dell'industria si potesse fare a meno. Nella cultura, nella percezione delle persone, cioè si considerava ormai l'apparato industriale come un qualche cosa che apparteneva al passato e che era bene superare il più rapidamente possibile.
L'ex Ital Sider di Savona, lo stabilimento siderurgico dove lavorano ancora 550 dipendenti, passa dall'area pubblica a quella privata, a un gruppo di operatori economici guidato dallo stesso presidente dell'Unione Industriali di Savona, Aldo Delle Piane. Quindi ci sono tutti i presupposti perché dalle ceneri dell'Ital Sider, attraverso l'OMSAV, rinasca la siderurgia savonese. Purtroppo le cose non vanno così. Perché nonostante l'OMSAV sia gestita da imprenditori di successo, indubbiamente di successo, questi imprenditori fanno una serie di operazioni sciagurate che nel giro di 3 anni portano al fallimento dell'OMSAV. Noi che avevamo una certa esperienza di lavoro di 20 anni prima, abbiamo capito che effettivamente questi erano venuti perché l'intenzione era quella di chiudere la fabbrica. Però c'era sempre qualcuno che diceva, ah, ma è una vita che dicono che questo stabilimento chiuderà e vedrai che non chiude. Si capiva che volevano mescolare le carte, che c'era qualcosa che non quadrava. Poi c'era chi ci credeva, chi non ci credeva sui privati, però i più tanti non ci credevano. È stata una cosa che abbiamo dovuto subire. Questo 94 è un anno in cui cominciano tante cose, cioè finisce la fabbrica che chiude, ma si apre anche un tempo in cui nel nostro paese la fabbrica, l'industria, la produzione, l'essere operai, la manifattura, il fare le cose perdono valore, i lavoratori perdono valore. Grosso modo un anno dopo la partenza di OMSAV si costituisce la società Orsa 2000 con gran parte degli stessi imprenditori impegnati in OMSAV che sulle ceneri dell'OMSAV vuole realizzare una speculazione immobiliare. C'è un problema però, che queste aree hanno una destinazione produttiva, quindi il problema di questi imprenditori è che gli amministratori pubblici cambino questa destinazione d'uso, perché se resta produttiva tu non puoi farci alberghi e residence. In questi giorni i lavoratori dell'OMSAV faranno di tutto, in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento, per impedire che interessi speculativi forti che ci sono sulle aree dell'ex Ital Sider vadano avanti. Quelle aree erano e rimangono a destinazione industriale. Cioè chi pensa di aver fatto un'operazione pensando a chissà che cosa si sbaglia. Noi non modificheremo di una virgola l'atteggiamento, anzi questa situazione rende ancora più decisa e determinata la nostra volontà. Quelle aree erano e rimangono a destinazione industriale. Erano 2000 ancora pochi anni fa qua sotto a lavorare in questa fabbrica, una delle più importanti della Savona industriale, la vecchia Ilva, l'acciaieria, poi diventata Ital Sider, poi infine OMSAV, una delle prime operazioni di vendita ai privati, ma con appena 270 dipendenti. Tante speranze, lavoro sempre meno, sino a ieri alla nomina del liquidatore. L'OMSAV è in una posizione ideale in fondo al vecchio scalo marittimo, dove è progettato un porto turistico, un buon progetto che tuttavia prevede la loro scomparsa. Allora si mette in moto la politica e in tempi relativamente brevi si creano i presupposti affinché la destinazione d'uso di queste aree venga cambiata. È necessario che nella destinazione turistica alberghiera appaia la parolina residenziale e la parolina appare. Ovviamente questo apre prospettive di guadagno enormi per gli imprenditori. La procura di Savona si insospettì per questa operazione, tant'è vero che fra le ipotesi di reato che la magistratura aveva individuato c'era l'appropriazione indebita ai danni dello Stato e l'altra ipotesi di reato era la bancarotta fraudolenta, perché secondo il procuratore della Repubblica di allora questo fallimento era stato un fallimento a orologeria. Questa inchiesta alla fine non approdò a nulla e siccome questa inchiesta era scaturita da un esposto anonimo, per legge questo tipo di inchieste devono essere distrutte dopo il quinto anno dall'avvio delle indagini, devono essere mandate al macero e con puntualità svizzera, non riconoscibile in nessun tribunale italiano, dopo 5 anni questo fascicolo fu mandato al macero. Queste immagini sono ormai consegnate alla memoria. La vecchia Ital Sider non c'è più. Al suo posto il Crescent, un complesso residenziale con negozi, appartamenti e parcheggi. A Savona si chiude un'epoca e se ne apre un'altra. Si potrà poi essere d'accordo e non d'accordo, piacere o non piacere, ma certamente, complessivamente, quella zona lì è stata riqualificata. Era un'operazione immobiliare che metteva d'accordo tutti. Metteva d'accordo gli imprenditori, le amministrazioni pubbliche, comune, provincia, le cooperative rosse che come al solito a Savona avevano una partecipazione in queste società,
coinvolgeva il sindacato, in particolare la CGIL, coinvolgeva tutti i soggetti più importanti della città, coinvolgeva le istituzioni, coinvolgeva l'Unione Industriali, perché uno degli imprenditori, come vi dicevo, delle Piane era presidente dell'Unione Industriali, coinvolgeva addirittura la Camera di Commercio. Che hanno promesso Maria Monti e dopo due anni ci ha messo tutti in mezzo a una strada. Sono entrati dentro dei sciagalli che sono venuti solo per prendere del grano e basta, e per buttarci tutti in mezzo alla strada, con tutti gli interessi che sono su quelle aree che ci vogliono fare tutte altre cose all'infuori di farci lavorare. Il disperdere questo materiale non vuol dire solo non dar, far mancare il pane a 230 famiglie, che non è poco comunque, ma secondo me anche una grossa perdita per la città di Savona e per la Liguria. In realtà i lavoratori furono in qualche modo accontentati, tutti o quasi tutti, con prepensionamenti, con lavori socialmente utili, con la mobilità, ma soprattutto con i prepensionamenti. OMS ha speso uno sproposito di soldi che arrivavano dallo Stato per i prepensionamenti. Ci siamo un po' disuniti, nel senso che sono arrivati in vari periodi prepensionamenti. Secondo me quelli sono stati anche la causa per la chiusura. Probabilmente se non c'erano quelli ci sarebbe stato un impatto più forte, no? In realtà stava accadendo che l'ultima vera fabbrica di Savona stava sparendo sotto gli occhi di tutti, distrutta in tre anni. Abbiamo anche delle responsabilità perché le abbiamo lasciato fare. No, una città non deve lasciare fare quelle cose, non deve. Man mano che vedevo che il cantiere di Orsa 2000 buttava giù un pezzo, quindi lo cancellava fisicamente, ma a parte fisicamente mi sembrava che veniva cancellato anche dalla mente delle persone. Si è perso la storia di Savona, si è perso tutto, uno stabilimento in centro di una città dove lavoravano tante persone, non c'è più niente, no? Pian pianino si perdono anche i ricordi. Siamo veramente ad una mutazione genetica. È un'altra città, la Savona di oggi, di cui parliamo. Dove ci sono state le grandi fabbriche c'è stato un momento di crescita culturale della gente, dell'ambiente anche attorno alla fabbrica. Adesso non è più così. Oggi noi viviamo una città che è dove ha il centro. Quello che è capitato è che la città è stata spezzata, come altrove anche, ma qua magari la più interessante è che è molto visibile. Molto più visibile magari che in altre città. Le fabbriche, per l'esperienza che ho fatto io, sono state momenti di scuola e di educazione. Nella fabbrica si poteva soltanto imparare ad essere solidali, ad essere umani. L'età del ferro e del fuoco, degli operai che forgiavano il metallo fra il rumore e il calore delle fonderie, è un'era geologica remota. Il Crescent, che oggi incombe sulla vecchia Darsena, segna un nuovo tempo, quello del cemento. Perinati alla fine del secolo scorso, l'Ilva non è mai esistita. Non che ne prima che una gente che non mi parla dei giorni belli di Kai Castelli quando ho figlio.
In suo fosso gran gasea, colpi secchi da scuria, caldo secco a furbacea, pronti a burla e a tracanà. In corsa verso un benessere che di giorno in giorno si sposta più avanti. Non conta più l'essere, ma prendere e nuocere agli altri, senza mai smettere o saziarsi. Quello che era il piatto principale il giorno dopo è tra gli scarti. Il mercato ha 10.000 arti, vige in tutti i campi, erige imperi di sistemi numerici come cancri. Città di parchi commerciali fatte su misura per chi non ha niente in mano, ma spende e consuma. E poi la TV del popolo, non più a tubo catodico, riempie sguardi umani anche a segnali digitali ancora. Il blu dei monitor ammaia il nervo ottico, genera azioni insonni per sei sogni virtuali. Spazio fuori non è consentito, ogni centimetro libero va inghiottito dalle fauci del cemento. E il vuoto dentro non è mai svanito, ma il suo perimetro è ingrandito dagli sfarzi che riempono il nostro tempo. Per il baratro ti basta un passo, già d'un barman alla bara, un attimo e l'hai fatto. Dalle barbe i primi baci a barricarsi in una chatroom, bilanci passi falsi barattandoli con nome, account e password. Tutto è falso ed artefatto, il vuoto dentro crea vertigini mentali. Tu precipiti in te stesso domandandoti se vali, nel silenzio funerali individuali, finanziati dalla moda e da slogan pubblicitari. Donna cash, droga figlio, l'esistenza è un rimbo. Sir che si litigano, status symbol, tutto finto. Cadi di un programma globale, perdi il filo di Arianna. Della realtà è un labirinto multimediale. Resta il dialogo l'arma, ma lo mediamo col contatto col mouse, simuliamo una stretta di mano. Ci rimane un vuoto che ci scarica, rende l'uomo innocuo. Un buco nero ti cambia in un toma perché ti mangia l'anima. Fatti generation, drogati, isolati, separati e poi catalogati dentro una banca dati, con un vuoto immenso che ci inghiotte sempre inadeguati. Coi padri ogni sentimento, solo la morte è grave. Horror fuck generation, drogati, isolati, separati e poi catalogati dentro una banca dati, con un vuoto immenso che ci inghiotte sempre inadeguati. Coi padri ogni sentimento, solo la morte è grave. Ti sei comprato un Mac Man 5 anni fa per navigare, sì, ma adesso niente naviga, nemmeno se c'è il mare. Siamo pesci giganteschi per un'esca che non sa, persi da sempre senza codici in una rete wifi. Il consumismo rende ciechi e i giovani nascono nudi. È un mondo fatto di sprechi e privo di conti. Qua solo contenitori, ma nulla era chiuso dentro. Basta il prezzo sulla scatola e si innesca un movimento che porta le masse a fingere, vivere dopo stringere la cinghia sulla vita perché la vita non va. E tu non mi puoi convincere, noi ci dobbiamo estinguere. Per questo crolla il mondo insieme alle natività. È un crollo demografico, un demonio chiropratico. Sorride a un mondo vuoto con un sorriso più sadico. Si prenderà le anime su un tavolo da gioco. Io mi butterò dal bordo fino a perdermi nel vuoto. Dietro la porta ti aspetta una stanza fredda e spenta. Ogni certezza andata per la vita pare diversa. Non ti resta che inserire la chiavetta e la svelta per scaricare il gigabyte che pesa sulla coscienza. Un'esistenza che non ha senso di esistere, porta.